notizia che tutti aspettano insieme a lei. L'ospite di riguardo che ho il piacere di accompagnare nello studio di Vedrai è Andrea Barbato. Prego Andrea. Grazie. E io mi accomodo in questa sedia per una intervista proprio di quelle tradizionali, con tanto, grazie, prego maestro, con tanto di pezzullo di carta. Altra eccezione che faccio non andando a braccio, ma mi serviva, perché questo che reco in mano è un elenco non completo delle cartoline di Andrea Barbato a far tempo dal 30 settembre 1991, Arnaldo Forlani, 1.493.000 destinatari insieme a lui, fino al 20 novembre 92, perciò incompleto. Quante sì. cartoline hai scritto e spedito? Ma credo mi avvicina a 600, sono 560-70. Alcune già raccolte in un libro? Quasi. In due libri, in sì. Due libri. Una il primo anno e una il secondo e il terzo, una sintesi di non tutte, perché alcune decadono col passare del tempo. Perdono di attualità. Perdono un po' di peso, sì. Saranno collezionate dai filatelici, se non altro per il francobollo. Sì, appunto. Francobollo che reca comunque la simpatica effigie di Andrea Barbato. Forse sono troppe, questo che vuoi dire, no? No, tutt'altro, anzi io ne sono un delibatore accanito, quindi quando non posso seguirle le registro, domanda quasi corriva, dove va la televisione? Ma la televisione va benissimo, secondo me, c'è intorno, c'è una nuvola nera di un po' fatta di corvi che vorrebbero che la televisione funzionasse male, un po' fatta di gente che fa la snob perché sostiene che la televisione non bisogna vederla e non bisogna farla soprattutto. Però mi sembra che più a gonfie vele di così non si possa andare. Grazie Andrea Barbato.